Inizia la conferenza stampa pre-Lecco Como, parla il mister Alfredo Aglietti, Marcello Villani. Allora, mister, è una di quelle partite del Copomo che non si possono prevedere, no? E questo per una volta dice bene a Lecco perché sulla carta è sfavoritissimo, in campo invece si vedrà. Sì, un derby, chiaramente sappiamo quanto è importante, quanto ci tengono i nostri tifosi, quindi ce la metteremo sicuramente tutta. Il derby, come ha detto lei, esula poi da pronostici, da favoriti, sfavoriti. Conterà molto l'approccio alla gara, quello che sarà l'intensità della partita. Però sicuramente è una partita importante perché, oltre che essere, come ho detto, anche a livello di campanile, una partita molto sentita, è una partita anche importante per la nostra classifica e per quella del Como. Ecco, mister, io vado dritto alla formazione potenziale, alla disponibilità del Lecco. Mi interessano in particolare le condizioni di Lunetta, di Ionizza e di Inglese, se sono abili e arruolati, se sono utilizzabili magari anche dal primo minuto. Sì, ho recuperato praticamente tutti quelli che erano gli assenti di Terni, si è aggiunto oggi a un problemino muscolare Salcedo, vediamo se riusciamo a recuperarlo per domani, non sarà facile, e poi ho praticamente tutti a disposizione, quindi c'è abbondanza nelle scelte, cioè ho la possibilità di comunque ruotare anche in funzione di quelle che sono le 3 partite in una settimana. C'è bisogno di tutti perché, come ho detto prima, sarà una partita che sarà molto dispendiosa sia sotto l'aspetto fisico che anche su quello mentale e quindi gli 11 che inizieranno dovranno essere poi ben supportati dai 5 che eventualmente entreranno in campo per quella che è la partita di domani e poi anche quella di Bolzano. Mister, tu a centrocampo hai avuto delle piacevoli sorprese, nel senso hai proposto un centrocampo totalmente nuovo, ne abbiamo già un po' parlato sabato, però adesso diciamo, si è consolidata un po' l'idea che hai trovato, hai sicuramente la tranquillità di poter fare delle scelte in più anche lì in mezzo al campo, perché insomma gli Stoschi e degli Innocenti sono chiaramente difficilmente da tenere fuori dal campo per quello che abbiamo visto a Terni. Sì, è vero, però ripeto, ci sarà da tenere conto di svariate condizioni. Poi, oltretutto, un centrocampo anche magari più tecnico, diciamo, del solito, che può essere rappresentato anche da Ionita, magari possiamo dare l'equilibrio di Lepore schierato in quella posizione, oppure magari posso anche ritornare a giocare con Lepore terzino e essere magari anche un pochettino più offensivo là davanti con Crociata, con Buso, Parigini, insomma, mi terrò tutte queste scelte fino all'ultimo minuto, ma so che comunque sia i ragazzi sono tutti pronti, hanno voglia di far bene, hanno voglia di continuare sulla striscia di prestazioni che sono state fatte in queste ultime 2 partite, non premiate dai risultati, perché secondo me avremmo meritato di più anche contro il Cosenza. E mi auguro, insomma, che, come ho detto, domani, oltre che una buona prestazione, portiamo a casa l'intera posta in palio, che per noi davvero sarebbe tanta roba. Beh, mister, si ritrova a giocare alla sua terza partita in blu celeste, subito un derby, tra l'altro una partita infrasettimanale, subito dopo questo pareggio di Terni, che arriva dopo la striscia di cui abbiamo parlato. Che contesto è per giocare un derby questo martedì infrasettimanale? Ma vista la prevendita è un contesto normale perché comunque ci sarà grande affluenza allo stadio, c'è grande voglia da parte dei tifosi, anche da parte nostra, di vedere e di giocare la partita e quindi sarà sicuramente una bella cornice di pubblico, però al di là dell'avversario che andiamo a incontrare domani, che ripeto io so che chiaramente qui ci si tiene molto a quella che è l'eventuale risultato finale, al di là dell'avversario che comunque sia andiamo a incontrare, quello che per noi è importante è dare continuità perché non possiamo assolutamente fermarci e sappiamo bene che la nostra classifica, al di là del risultato dell'altro giorno, continua a essere difficile e quindi se vogliamo avere delle chance di salvezza dobbiamo dare continuità oltre alla prestazione anche ai risultati, a prescindere dall'avversario, a prescindere dalla classifica, a prescindere da tutto. Grazie.
Ecco, che tipo di Como si aspetta? Le cronache dall'altra parte della sponda dell'Ario dicono un 4-2-3-1 con tre rifinitori, fra i quali Strefezza e Verdi, giocatori che sono ampiamente di Serie A, dietro quella che dovrebbe essere la prima punta, Gabrielloni, con l'assenza ancora di Cutrone. Queste almeno sono le voci. Lei precisamente che tipo di Como si aspetta? Questo, nel senso che nelle ultime gare comunque loro, al di là degli interpreti, hanno giocato con questo tipo di sistema di gioco, credo che non cambieranno, nel senso comunque hanno dei giocatori che per caratteristiche devono giocare in questa maniera qua, e quindi hanno degli esterni molto bravi, hanno giocatori, come ha detto lei, sicuramente di categoria superiore, hanno fatto un mercato anche a gennaio decisamente importante per rinforzare la squadra e puntare alla Serie A, e quindi al di là poi dopo degli interpreti, sappiamo bene che loro sono forti nella completezza della squadra, perché comunque hanno una squadra completa, sono una proprietà ricca, però poi nel campo si azzerano queste cose, noi contiamo su questo. Cosa è cambiato qualcosa? Sta cambiando un po' il vento a Terni? Ho visto una squadra che non rivedevo da parecchio tempo, al di là delle sfortune, eccetera, eccetera, che possono, però nel calcio lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Sta cambiando il vento o è stato un venticello quello di Terni? Non è facile rispondere a questa domanda. Vorrei dire di sì, però poi sarà il campo a determinare se avremo quella continuità che poi possa certificare appunto quello che sta dicendo lei e questo cambiamento. Poi ripeto, abbiamo bisogno anche di un pizzico di fortuna che in queste due partite non abbiamo avuto, ma ce la dobbiamo andare anche a cercare la fortuna. Sabato l'abbiamo fatto, perché abbiamo, secondo me, al di là della prestazione, anche proprio provato a vincere fino all'ultimo minuto della partita. Poi non ci siamo riusciti, ma la mentalità è stata quella giusta. Ci abbiamo veramente provato senza rischiare di perdere, e questo è stato importante. Dovrà essere fatta la stessa cosa domani sera, cercando chiaramente di cercare la vittoria fino alla fine, ma sapendo che dobbiamo continuare a muovere la classifica, perché poi magari una vittoria anche successivamente potrebbe dare molto valore agli eventuali pareggi che sono stati fatti precedentemente, perché comunque, ripeto, noi l'obiettivo nostro è rimanere lì fino alla fine, attaccati, cercare di evitare gli ultimi tre posti e poi giocarci magari le ultime 4-5 gare, a seconda della posizione dove siamo, per arrivare alla tanto sospirata salvezza. Firmerebbe per un pari? No, non firmo per un pari.